Il presidente uscente Valerio Cattaneo ha convocato per lunedì 30 giugno alle ore 14 la prima seduta del Consiglio regionale che aprirà ufficialmente la decima legislatura. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.cr.piemonte.it e con il live tweet hashtag OpenCRPiemonte. Copertina dedicata al bicentenario dell'Arma dei Carabinieri con intervento in apertura del nuovo presidente della regione Sergio Chiamparino. È il numero 2 del 2014 del magazine Notizie, che dedica spazio anche a Langhe, Oero e Monferrato, territorio dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, e ai 60 anni della RAI. Grafiche in 3D, stampe digitali e proiezioni video. L'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale si trasforma in un set speciale ospitando tutto. Mostra allestita dagli studenti del biennio di scenografia, cinema e applicazioni digitali dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, visibile fino al 26 luglio. Le colline di Langhe, Oero e Monferrato hanno ottenuto il 22 giugno a Doha, in Qatar, il prestigioso riconoscimento dell'UNESCO, che le ha ufficialmente iscritte quale 50° sito italiano nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Da metà luglio a fine agosto la Biblioteca della Regione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale modificano l'orario di apertura rimanendo chiusi il venerdì pomeriggio. La biblioteca anticipa anche la chiusura del mercoledì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 16. Si è riunita l'Associazione dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato per il rinnovo delle cariche della decima legislatura. Confermato presidente Sante Baiardi, i vicepresidenti Bianca Vetrino e Enrico Nerviani, tesoriere segretario Fernando Santoni De Sio.